Buongiorno a tutti, grazie per l'accoglienza. Vogliamo raccontare cos'è stato Telethon negli anni qui alla Comunità La Torre. Il vicepresidente Giandario Storace è stato dal 2014 la persona che ha seguito in prima linea il progetto nella Fondazione Comunità La Torre come responsabile punto raccolta. Dal 2014 ANFAS Nazionale, in collaborazione con Telethon, ha creato una partnership a livello nazionale che poi ha esteso a tutte le 160 sezioni in Italia, e questo per aumentare la consapevolezza, e non solo la consapevolezza, ma anche per garantire quel rapporto di sostegno alla ricerca scientifica sul mondo delle disabilità intellettive e rare. E questo ci ha consentito di raccogliere nel territorio della città di Rivarolo, dal 2014 al 2019, più di 14.000 euro a sostegno della ricerca. Un evento importante perché ci hanno aiutato molto le associazioni del territorio, ci ha aiutato il comune, il sindaco, gli assessori, e questo è un grazie che la comunità vuole dare a tutti i comuni cittadini che hanno partecipato con entusiasmo a sostegno delle varie campagne che si sono promosse negli anni, nel periodo di Natale e nel periodo primaverile. Ora siamo qui alla Comunità La Torre con un bellissimo nuovo progetto per l'anno 2021, perché l'anno 2020 la pandemia ci ha un po' fermati, e chiamo i colleghi che sono qui con noi per poter dare un racconto di quello che è il nuovo progetto e poi anche raccontarci quando l'evento 2021 sarà il banchetto posizionato nella città di Rivarolo. Sarà visibile sabato 18 dicembre in corso Meaglia, angolo via Ivrea, al mattino e al pomeriggio vicino all'edicola in corso Torino. Ecco, lascio la parola a tutti i colleghi che hanno costruito insieme a ANFAS Nazionale il nuovo progetto 2021. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui con noi. Cioè, io ho il piacere di presentare un'aggiunta, un arricchimento al progetto di tutto ciò che è stato presentato precedentemente, che riguarda appunto l'importanza della ricerca sul territorio e la collaborazione così impegnativa ed importante, ovviamente sottolineo, della Fondazione Comunità La Torre, dell'ANFAS, tutta insieme a Telethon. Vi presenterò il gruppo di nostri autorappresentanti che hanno partecipato negli anni, hanno studiato negli anni un metodo che si chiama appunto facile da leggere, che ha lo scopo di rendere accessibile e fruibile l'informazione. Okay? L'importanza della ricerca appunto in collaborazione con Telethon da parte dell'ANFAS si è arricchita in questo periodo di un importante documento che è stato creato dai nostri lettori di prova, nonché autorappresentanti. Autorappresentanti significa la possibilità di poter esprimere in prima persona, la possibilità di poter dire il proprio parere, la possibilità di essere cittadini attivi e di contribuire a migliorare, diciamo, tutti gli aspetti che coinvolgono la società, quindi anche, come in questo caso, la ricerca sul territorio in collaborazione con Telethon. Che cosa è stato chiesto ai nostri autorappresentanti? È stato chiesto la possibilità di tradurre un documento importante che usa Telethon a livello nazionale, quindi siamo stati chiamati da ANFAS nazionale, da Telethon, a tradurre un documento che spieghi che cos'è la ricerca, che spieghi che cos'è appunto la possibilità di approfondire la ricerca appunto in collaborazione con Telethon. Di che cosa si tratta? Si tratta di un documento scritto, ufficiale, tradotto in facile da leggere.
Io vi presento i nostri rappresentanti che sono qui alla Fondazione Comunità della Torre, che da anni lavorano su questo, diciamo, questo metodo di traduzione e rendere fruibile l'informazione, che sono qui Matteo, il nostro rappresentante, ci conosciamo già, dice lui, quindi vuol dire che è uno abituato, e poi anche dell'altro autorappresentante, che è sempre, si chiama Matteo, cioè, quindi insomma, cosa. E poi della nostra operatrice educatrice, nonché sostenitore appunto del progetto e conoscitore profondamente del progetto Facile da Leggere, che è Aurora Quarantelli. Io passerei la parola a loro, che vi spiegano nel dettaglio quale lavoro è stato fatto e quale importanza ha ricoperto la traduzione di questo documento in Facile da Leggere. Mi chiamo Matteo, abito a Castellammonte, sono nato il 24 febbraio 1977. Quindi hai 44 anni, come Sono un juventino. Mi piace la musica. Faccio formazione sul bullismo agli studenti. Questo è un aspetto importantissimo che facciamo da anni, ma vi spieghiamo nel corso dell'intervista. L'ANFAS nazionale da anni coinvolge le persone con disabilità in prima persona. L'abbiamo detto prima, l'ha detto prima Elio. Come ci chiamiamo noi? Ah, veramente il gruppo non è formato soltanto noi due, sono anche Camarota, parte se Camarota, solo adesso vive da un'altra parte, il gruppo si è rimpicciolito. Si è rimpicciolito anche a causa del Covid. Anche a causa del Covid. Di solito lavoriamo anche con gli altri ragazzi delle comunità, ma con le nuove regole del Covid non possiamo condividere ancora tutti gli stessi spazi. E noi siamo degli autorappresentanti. Autorappresentanti, quindi? Possiamo parlare da soli, possiamo parlare da soli in prima persona. In prima persona, quindi non ci deve essere sempre un adulto che parla al posto vostro, ma potete esprimere pensieri, desideri, idee. Sempre, okay? sempre a seconda se un senatore è d'accordo o no. Certo, c'è anche questo da dire. I genitori. Perché viviamo ancora in casa e ci sono i nostri genitori che continuano a prendere delle decisioni al posto nostro. Però stiamo facendo un percorso, un cammino verso sempre una maggiore autonomia. Quindi l'ANFAS ci coinvolge nei progetti più grandi, più importanti. E visto che noi collaboriamo da tanto tempo con Teleton, hanno coinvolto gli autorappresentanti di tutta Italia per parlare del perché si fa la ricerca e del perché ci coinvolgono anche materialmente, come ha ricordato Laura prima, proprio a vendere sul territorio dei prodotti per raccogliere dei fondi. E quindi ci hanno dato un documento difficilissimo per noi, però, cioè loro, per loro era semplice, era un documento divulgativo, e quindi l'abbiamo tradotto in Facile da Leggere. Teleton cosa vuol dire? Partiamo da lì, già la prima parola era già complicata. In Facile da Leggere se lavoriamo dal 2012. Ecco, giustamente 2012. Matteo fa un passo indietro e dice che cos'è Facile da Leggere. Facile da Leggere, noi ci lavoriamo dal 2012 e siamo diventati dei formatori veri e propri. Siamo diventati dei formatori di prova. Dei lettori di prova, lettori bravissimo. Di prova. Che cosa vuol dire? Facile da Leggere nasce da che cosa? Il Facile da Leggere nasce dalla Convenzione ONU. Traduce i testi difficilissimi da leggere. E noi li semplifichiamo in Facile da Leggere e da capire. Perché si parte dal diritto dal diritto ad avere accessibilità alle informazioni, eliminare le barriere architettoniche. Benissimo, ha centrato il punto Matteo, cioè il diritto all'accessibilità, non è solo il diritto all'accessibilità fisica,
quindi anche con l'abbattimento delle barriere architettoniche c'è una legge che la tutela, ma c'è anche l'accessibilità alle informazioni, anche quindi mentale. Le persone che, bravo, mentale, anche le persone che hanno studiato, hanno studiato poco o hanno frequentato poco la scuola, quindi i nostri genitori per esempio che sono anziani tante volte non capiscono le lettere che ricevono, o se vanno in un posto e non ci sono le indicazioni non riescono a muoversi, così come le persone che arrivano da altri, le persone straniere e anche noi, no? Le persone con disabilità che hanno delle effettive difficoltà a capire tante cose difficili, però se vengono semplificate diventano accessibili a tutti. E poi se un documento viene semplificato io posso anche imparare cose nuove, giusto? Sì. Allora, adesso parliamo di Teleton. Teleton cosa vuol dire? Teleton sono due parole, television, mi pare che significa maratona. Bravissimo, è l'unione di due parole, Teleton e Marathon. Perché? Fu fondata nel 1990. Aspetta che ti aiuto. In realtà è nata molto prima in America. Nel 1966 da un noto attore americano, Sean Lewis. Jerry Lewis. Aveva un figlio con problemi di distrofia muscolare e ha sfruttato la sua popolarità per fare la maratona, una maratona televisiva. Quindi una maratona è una cosa lunga, una corsa lunghissima. E quindi la parola Teleton ricorda l'antica Grecia, le Olimpiadi. Un'Olimpiade che furono percorsi, un atleta greco percorse 42 km da Maratona Qui siamo andati anche a fare la ricerca storica. In realtà, ancora prima, 490 avanti Cristo. Quindi nasce da un'idea di Jerry Lewis, ma in Italia stavi dicendo giustamente nel 1990 le famiglie hanno chiesto aiuto a Susanna Agnelli, quindi un altro personaggio popolare, era popolarissima per poter creare Teleton in Italia. Era anche imprenditrice della Fiat e ministra degli esteri nel 1990, quindi conosciutissima e anche con possibilità di soldi, aveva tantissimi soldi. Perché la ricerca sulle malattie se ne dichiarare avevano bisogno di fondi e soldi per aiutare la ricerca di Teleton. Perfetto, ci vogliono tantissimi soldi purtroppo per fare questo tipo di ricerca. Essendo malattie rare non si investe molto in questa ricerca, quindi si cercano dei fondi tra le persone e quindi è nato questo progetto. Quindi adesso, senza dilungarci nei dettagli, la cosa importante è che abbiamo semplificato tutto ciò che era difficile da capire. Abbiamo anche studiato un pochino di più i cromosomi, geni, che cosa vuol dire, adesso non ci dilunghiamo Matteo, però era una situazione per noi non facile, quindi abbiamo potuto capire qualcosa di più di quelle che sono le malattie genetiche rare per essere più consapevoli, per capire di più, perché quando si va a sostenere la ricerca il perché lo si fa. Questo lavoro è stato messo a disposizione di tutti gli autorappresentanti d'Italia, quindi tantissimi giovani che vivono nelle comunità di tutta Italia di ANFAS e che saranno presenti in questo mese a sostenere la ricerca ed ora sono più consapevoli di quello che stanno facendo. ANFAS da tantissimi anni, come ha detto prima Laura, ANFAS Rivarolo, ma proprio ANFAS intesa a livello nazionale, sostiene la ricerca
perché all'interno dell'ANFAS appunto noi abbiamo tantissime persone con malattie genetiche rare, quindi è giusto che ci si dia una mano e ci si sostenga a vicenda. Per cui questo è stato il nostro piccolo ma grande contributo per una maggiore consapevolezza. Un documento facile da leggere, è utile per noi, ma è utile per tutti, perché quando c'è semplicità nelle parole e nelle immagini, il messaggio passa e si supera quella che diceva Matteo, la barriera anche della... Le barriere architettoniche mentali. Soprattutto quelle mentali, le difficoltà di comprensione. E tutti noi abbiamo potuto capire quello che c'è. Un senatore quanto ha un figlio, i figli che si trovano devono lottare contro queste malattie, i senatori si trovano nel panico, nel buio, e non trovano una situazione per poter uscire da queste brutte malattie, e invece si devono trovare, dobbiamo essere fuori dal buio e fuori dal panico. Benissimo, abbiamo usato proprio questa metafora del buio, le metafore facili da leggere sono... Si possono usare, ma si devono spiegare. Sono concetti difficili le metafore, perché dicono una cosa ma vogliono dire un'altra, le facili da leggere però le usiamo solo se le spieghiamo. E quindi questa immagine del buio è l'abbiamo usata, Matteo ha scelto le immagini perché lui è il responsabile delle immagini di tutti i documenti, è lui che sceglie, che c'entra sempre l'obiettivo, e quindi ha scelto anche quell'immagine sull'uscire dal buio, dopo gliela facciamo vedere. E questo è importante, le famiglie che si sono trovate negli anni a trovarsi ad avere a che fare con una malattia che non si conosce, crea veramente un momento di buio totale, ma la ricerca dà quella luce. La ricerca aiuta i fanciulli, i bambini che hanno queste malattie, possono avere tante possibilità per guarire dalle malattie genetiche rare. Benissimo. La collaborazione tra ANFAS e Telethon è curata in particolare da due responsabili della comunicazione con i volontari che noi abbiamo conosciuto personalmente, che ci hanno veramente seguiti dall'inizio alla fine, Rodolfo Schiavo e Corinne Genovesi. Un grazie anche a loro per averci seguito così con passione e con professionalità. Sabato 18 dicembre inizia la campagna Telethon a Rivarolo Canavese, molto importante, la ricerca dona per la ricerca, in piazza Corso Meazza, angolo via Ivrea, al mattino, e al pomeriggio in Corso Torino vicino all'edicola. Vi aspettiamo numerosi, come sempre ci avete supportato. Grazie. E Matteo, dico la tua frase. La ricerca dona per la ricerca.